Tutti, in questo nuovo video tutorial mostrerò come realizzare questo sfiziosissimo top che io ho deciso di chiamare Top Sun. Per poterlo realizzare io ho utilizzato il filato della Mistrico Filati linea topless e ho usato due colori, il colore oro e il colore cru, lavorando due fili contemporaneamente. Per la parte sotto io ho lavorato insieme il colore oro e il colore cru, per la parte sopra ho lavorato insieme due fili del colore oro. Questo top è una taglia S, per una taglia ho usato 200 grammi del filato color oro, 100 grammi del filato color ecru. Per una taglia M dovete andare a comprare 50 grammi in più per colore, per una taglia L 100 grammi in più per colore. In descrizione come sempre vi lascio il sito Uncinettando con i filati, da cui potete acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori, e io ho lavorato sempre con l'uncinetto del numero 5. Per quanto riguarda la lavorazione è semplicissima, ho optato per un punto molto semplice e un giro che viene sempre ripetuto per la parte alta, mentre per la parte sotto sono andata a realizzare le pigne. Per quanto riguarda l'inizio, non si parte dal basso, non si parte dall'alto, ma si parte dall'altezza dell'ombelico, quindi mi raccomando, lo dico anche nel video, quando andate a montare le catenelle prendete la larghezza del vostro seno e andate a montare tante catenelle tenendo presente il multiplo e fino ad arrivare alla circonferenza che vi serve. E a quel punto io ho lavorato dei giri unendo le cru e l'oro, e gli ultimi giri invece soltanto con l'oro. Sono arrivata all'altezza degli scalfi e a quel punto sono andata a realizzare le bretelle. Io le ho fatte sottili, ma voi le potete fare anche più doppie. Una volta quindi realizzata la parte di sopra, sono andata a creare la parte di sotto, ossia questo motivo che ha dato un movimento alla maglia e che adoro perché è molto molto particolare. È la classica lavorazione a pigne, quindi vi spiegherò come fare tutti i giri, e mi raccomando, io dico anche come fare se volete farla un po' più lunga, ma io vi consiglio casomai di lavorare di più questa parte e fare questo bordino di questa altezza, non farla troppo larga, però cioè troppo lunga, però potete fare come meglio preferite. Detto ciò, come sempre spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, se è così mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Spruzzare, oppure come sempre potete poi taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Uncinettando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare il nostro top io utilizzerò il filato topless lavorando a doppio, e ho scelto questi due colori che sono il colore oro e questo colore ecru o anche un panna molto scuro. All'inizio lavorerò questi due colori insieme, poi lavorerò soltanto sempre a filo doppio il colore oro e poi ricomincerò di nuovo a lavorare con il filo doppio. Comunque vi spiegherò meglio durante la lavorazione del nostro top. Io ho montato 126 catenelle, lavorerò con uncinetto numero 5 e la lavorazione che andiamo a fare si ottiene su multiplo di 7. Mi raccomando, questa volta non iniziamo né dai fianchi né da sotto al seno, ma iniziamo ad altezza dell'ombelico e andremo a salire. Quindi mi raccomando, dovete, per poter prendere bene la misura, calcolare la circonferenza del vostro seno e da lì andare a mettere tante catenelle quanto vi occorrono per poter appunto arrivare alla larghezza che vi serve. Secondo me, a seconda quindi del seno, quindi non è neanche una seconda di una taglia se siete SM o L, perché una S può avere anche una terza o una quarta di seno, quindi misurate la circonferenza del seno e montate tante catenelle tenendo presente che è multiplo di 7 fino ad arrivare alla larghezza che desiderate. A questo punto possiamo andare a fare il nostro primo giro. Per la parte di sotto non vi preoccupate, perché poi andremo a fare un secondo motivo nella parte di sotto che va ad allargarsi, quindi anche se sotto avete i fianchi più larghi non ci sono alcun tipo di problemi. Quindi andiamo a fare in questa maniera il nostro primo giro, che poi in realtà è il giro che andremo sempre a ripetere, e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2, salto 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi vado a fare una maglia alta all'interno della terza catenella, una maglia alta nella maglia alta nella catenella successiva, 2 catenelle, 1 e 2, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo. Facciamo tre volte insieme: salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo la mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la catenella successiva,
2 catenelle, salto 2 catenelle, entro nella terza e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, salto 2 catenelle, ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il mio primo giro. Sto per terminare il mio primo giro e come vedete ho terminato con una maglia alta e 2 catenelle. Entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Come vi ho detto, questo è quello giro che andremo sempre a ripetere, quindi andremo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, maglia alta sopra la maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, e si ricomincia da capo andando a fare, come vi ho detto, una maglia alta sopra le prime due maglie alte, quindi una, 2, 2 catenelle, una maglia alta sopra la maglia alta e di nuovo 2 catenelle. Quindi io continuerò così per qualche giro utilizzando questi due colori, poi toglierò questo ecru e lavorerò soltanto con il colore dell'oro. Vi dirò naturalmente dopo quanti giri ho cambiato colore e via discorrendo. Vi dirò naturalmente quanti giri ho fatto prima di arrivare a fare gli scalfi e a fare le nostre spalline. Allora, sono andata a ripetere il mio motivo per 13 volte, quindi 4 giri ripetute 13 volte. Però dove ho i marcatori, prima di mettere i marcatori, sono andata a rifare il primo giro, in modo tale poi da poter contare i miei archetti. Qui vedete ho la maglia alta e ho i miei ventaglietti, una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Io ne ho uno in totale, però voi naturalmente potete farla più lunga. Per quanto riguarda i marcatori, io mi sono andata a contare le strisce di maglie alte doppie e ne ho un totale di 19 e ho fatto in questa maniera, ne ho messe 9 dietro e 9 avanti, ma i marcatori, mi avvicino così potete vedere meglio, vedete, ho messo in questa maniera, ho messo 7 maglie e cioè, scusatemi, 7 strisce di maglie alte. Dopo la settima ho messo il marcatore, stessa cosa da quest'altro lato, quindi tra un marcatore e un altro marcatore ci sono 7 strisce di due gruppi di maglie alte e subito dopo abbiamo il marcatore. Stessa cosa anche dietro, in modo tale che per gli scalfi io ho lasciato libere 2 strisce di due maglie alte, di due maglie alte e 3 strisce di una maglia alta. Quindi, se avete delle strisce in più, mi raccomando, quella che va più in più va sempre sul davanti. E per una taglia M, io vi consiglio di lasciare tre, anche in questo caso, 3 strisce di due maglie alte, di due maglie alte e 3 strisce di una maglia alta. Mentre per una taglia L, vi consiglio di lasciare 3 strisce di due maglie alte libere e 4 strisce di una maglia alta. Naturalmente sia da questa parte da quest'altra parte per avere uno scalfo largo. Detto ciò, possiamo andare a creare le nostre spalline, perché non realizzeremo delle vere e proprie bretelle, mettiamo così, ma delle spalline, e andiamo a lavorare in questa maniera. Come potete vedere, io il primo marcatore l'ho messo dove naturalmente inizia il filo e inizia il giro, in modo tale da non dover andare a tagliare il filo, e vado a lavorare in questa maniera. Vado a fare 3 catenelle che sono la mia prima maglia alta, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, vado dove ho la maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, vado dove ho le successive due maglie alte, vado a fare 2 maglie alte. E per me, come spallina, la larghezza va più che bene. Se voi volete fare delle spalline un po' più larghe, andate a lavorare anche sopra la maglia alta successiva. Quindi io mi giro con la lavorazione e vado a lavorare normalmente il mio giro. Quindi scusatemi, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 2 catenelle, maglia alta sopra maglia alta successiva, 2 catenelle, 2 maglie alte sopra le due maglie alte, quindi una, e la seconda va dove abbiamo fatto la terza catenella. E continuiamo così fino ad arrivare all'altezza delle spalle e naturalmente faremo lo stesso numero di giri, scusatemi.
faremo lo stesso numero di giri sia da questa parte che da quest'altra parte, che nelle due parti dietro. Io vi dirò quante volte ho ripetuto il giro e poi le andremo a cucire e vi farò vedere come proseguire poi per fare la nostra maglia. Allora, ho ripetuto il giro per 10 volte sia avanti che dietro e sono andata poi a cucire, e adesso dobbiamo andare a riprendere la lavorazione sotto per fare un punto diverso e rendere quindi questo che adesso è un top una maglia. Per fare la parte di sotto tornerò a lavorare con i due filati diversi di diverso colore e infatti li ho già riuniti, e adesso possiamo quindi andare a fare il motivo della parte inferiore del vestito. Io scusatemi, della maglia. Vado a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Vedete, io mi trovo sopra la striscia delle due maglie alte. Vado nella maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta. 2 catenelle, 1 e 2. Vado dove ho la maglia alta singola e vado a fare 6 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, scusate il filo, e 6, 2 catenelle e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho le due maglie alte e realizzo una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, vado nella maglia alta singola e vado a fare 6 maglie alte, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 2 catenelle, 1, 2, ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra ogni maglia alta, 1, 2, 2 catenelle, 1, 2, 6 maglie alte dove ho la maglia alta singola, 1, 2, 3, 4, 5, scusatemi, 5 e 6, 2 catenelle e ricomincio da capo. Devo andare a fare questo per tutto il primo giro. Sto per terminare il primo giro, ho fatto le ultime 6 maglie alte e le 2 catenelle. Entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 2 catenelle, 1 e 2, prendo il filo, vado dove ho la prima delle mie 6 maglie alte, vado a fare una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado nella quinta maglia alta e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado nell'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, ricomincio da capo, quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho la prima delle 6 maglie alte e realizzo una maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva, realizzo una maglia alta, catenella di separazione, maglia alta successiva e vado a fare un'altra maglia alta, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta, catenella di separazione, entro nella quinta maglia alta e realizzo una maglia alta,
catenella di separazione, vado dove ho l'ultima maglia alta e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, 1, 2 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio secondo giro. Sto terminando anche il mio secondo giro, ho fatto le ultime 2 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. 3 catenelle, inizio il terzo giro, 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, quindi 1, 2, 3. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado tra la prima e la seconda maglia alta e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado alla maglia alta successiva, vado tra le due maglie alte successive, dove ho la catenella di separazione, vado a fare un'altra maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado tra le successive due maglie alte e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, scusate un attimo, ho messo il filo oggi, ok. 1, 2, 3, vado tra le due maglie alte successive e vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nelle due maglie alte successive e realizzo una maglia alta, una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Quindi vado dove ho la prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado tra le prime due maglie alte e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado tra le due maglie alte successive e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado tra le due maglie alte successive e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado tra le due maglie alte successive e realizzo un'altra maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado tra le ultime due maglie alte e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio terzo giro. Sto terminando anche il terzo giro, ho fatto le 3 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Quarto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nel primo archetto di 3 catenelle che mi separa le prime due maglie alte, quindi salto questa e vado direttamente nella prima che mi separa le due maglie alte e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, scusate, 4 catenelle, 3 e 4. Salto l'ultimo archetto di 3 catenelle che mi separa la maglia bassa dalle maglie alte e ricomincio da capo. Quindi vado nella prima maglia alta e realizzo una maglia alta. Vado nella maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado nel primo archetto che mi separa le prime due maglie alte e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, archetto successivo, maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. Quindi ho un totale di 3 archetti. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quarto giro. Sto terminando anche il quarto giro, ho fatto le 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale
e vado a fare una maglia bassissima. Quinto giro, realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado direttamente tra la prima all'interno dell'archetto di 3 catenelle che mi separa le prime due maglie basse, vado a fare una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3. Vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo un'altra maglia bassa, per un totale quindi di 2 archetti. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e ricomincio da capo. Una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nell'archetto di 3 catenelle che mi separa le prime due maglie basse e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio quinto giro. Sto terminando anche il quinto giro, ho fatto le 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale. Ops, scusatemi. Entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Sesto giro, vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta all'interno della prima maglia alta, prendo il filo, vado alla maglia alta successiva e realizzo 2 maglie alte, 1, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4. Vado nell'archetto di 3 catenelle che mi separano le prime due maglie alte e maglie basse e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e ricomincio da capo. 2 maglie alte sopra la prima maglia alta, 1, 2. 2 maglie alte sopra la seconda maglia alta, 1, 2, 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, vado nell'archetto di 3 catenelle, mi separa le prime due maglie basse e realizzo una maglia bassa. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado nell'archetto successivo e realizzo una maglia bassa. 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio sesto giro. Sto terminando anche il mio sesto giro, ho fatto le 4 catenelle, entro nella terza catenella iniziale e vado a fare una maglia bassissima. Settimo giro, realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, vado alla maglia alta successiva e realizzo una maglia alta. Vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5. Vado nell'archetto che mi separa le due maglie basse e realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella di separazione, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, catenella, vado alla maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, vado tra le due maglie basse nell'archetto di 3 catenelle, realizzo una maglia bassa. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Ho terminato anche il settimo giro, poi ho fatto le 5 catenelle, ho fatto una maglia bassissima.
ottavo e ultimo giro, almeno per me. Poi naturalmente se voi volete allungarlo vi dirò come fare per poterlo allungare. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1 2 3, vado dove ho la maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto di 5 catenelle, realizzo una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, archetto successivo maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, e ricomincio da capo. Quindi una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1 2, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Scusate, mi devo tirare un po' il filo. Una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1 2 3, una maglia bassa nell'archetto di 5 catenelle, 3 catenelle, 1 2 3, archetto successivo maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, e ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il mio settimo giro. Allora, ho finito anche l'ottavo giro e come vi ho detto io mi fermo qui, ma vi voglio far vedere se dovete fare qualche giro in più. In realtà è semplicissimo, andate a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle e di nuovo una maglia alta sopra la maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva, 3 catenelle, 1 2 3, vado nell'archetto di 3 catenelle, faccio una maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, archetto successivo maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, archetto successivo maglia bassa, 3 catenelle, 1 2 3, e si ricomincia da capo. Quindi vedete, avete questo effetto e naturalmente potete fare quanti giri volete aumentando sempre gli archetti qui. Questo se volete aumentare qualche altro giro, però io come vi ho detto mi fermo a questo e quindi una volta fatto ciò la mia maglia è terminata.